Questo signore è Domenico Lucano, dal suo sguardo si nota quanto non ami la notorietà e tantomeno i giornalisti. Eppure, il 20 dicembre ha accettato l'invito al Teatro Palladium della Garbatella da parte del presidente del municipio Amedeo Ciaccheri. Ma per fare cosa? Partiamo dall'inizio. Per chi non lo sapesse, Mimmo Lucano è sindaco dal 2004 di un piccolo paesino della Calabria, Riace, da sempre dimenticato dalla politica come molti altri territori del sud. Ma la sua favola con Riace nasce ancora prima, nel 1998, quando in una calda notte di luglio un veliero con a bordo 66 curdi sbarca sulle coste del piccolo paesino. E in quello sbarco Mimmo non ci ha visto un pericolo, ma un'opportunità. Eh sì, perché Riace, nel lontano 98, contava solo 900 abitanti. Oggi, pensate, è arrivato a ben 2000. Impegnandosi prima come cittadino, poi come sindaco per 3 mandati, ha sempre puntato tutto sull'ospitalità, l'integrazione o, come dice lui, semplice umanità. Con il tempo ha creato quello che oggi è conosciuto da tutti come il modello Riace e piano piano, grazie a lui, il piccolo paesino ha ripreso a vivere. L'esempio di Lucano è diventato poi contagioso. Negli ultimi anni la politica dell'accoglienza ha invaso anche Camini, Stignano, Caulonia e molti altri paesi. Nel 2016 però la Guardia di Finanza denuncia delle irregolarità nella gestione dei fondi e Mimmo viene accusato di truffa ai danni dello Stato. Le indagini continuano e nel 2018 viene arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, poi sospeso dalla carica di sindaco e infine esiliato dal comune. Mimmo però non si perde d'animo. In un paese come il suo le minacce sono all'ordine del giorno. Così, contro lo Stato, l'andrangheta, sfidando gli atteggiamenti di chiusura mentale da parte dei nuovi governi, continua a portare avanti le sue idee. E si sa, chi semina raccoglie. Proprio qui alla Garbatella, infatti, abbiamo avuto l'onore di assistere al lancio della campagna Riace Premio Nobel per la Pace, promossa dal presidente del municipio e da una rete di organizzazione dei comuni solidali. E tutto questo perché, caro Mimmo, sappi che non sei solo. Grazie, veramente una perona. Grazie di cuore.